Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera è la prima cosa che si dice quando due persone si conoscono. La seconda di solito è: chi sei? Ovvero, che fai? Che fai vuol dire che valori hai? In cosa credi? O di che ti occupi? E fondamentalmente nel sistema di oggi di che ti occupi vuol dire che cosa produci. Che pezzo sei nell'ingranaggio? Che pezzo sei sulla scacchiera? Raramente le persone si interessano veramente alla cultura di quello che hanno davanti. Si interessano magari di più semplicemente a, ecco, non voglio dire magari al discorso economico, ma semplicemente a come mandare avanti, che cosa, dove sei, quale barca sei nell'acqua. Il problema è tutto questo fa riferimento alla nostra cultura, alla nostra esperienza, alla nostra formazione, come siamo stati educati, cosa abbiamo imparato, dove siamo andati, che percorso abbiamo svolto. Il problema è, come disse Peter Thiel, uno degli startup, uno delle venture capital che ha startato Facebook, la prossima frontiera online, la prossima rivoluzione sarà proprio nell'e-learning, ovvero sarà in tutti quegli strumenti che permetteranno alle persone di condividere, ma non condividere le foto al mare, condividere la loro cultura, il loro proprio know-how, perché ognuno di noi, c'è l'ingegnere, c'è l'architetto, c'è l'economista, ma non siamo soltanto questo, non siamo soltanto un'etichetta, un bollo. Siamo una persona che suona, siamo una persona che pensa, una persona che crea. Quindi quante cose possiamo insegnare a un'altra persona? Soltanto quello che abbiamo imparato a scuola? No. Quante cose possiamo imparare da tutti gli altri? Soltanto qua in questa stanza, che rete c'è in questo momento? Che se soltanto entrasse in un legamento, adesso perché siamo tutti seduti uno di fronte all'altro, ma se fossimo tutti quanti in posti diversi del mondo sarebbe impossibile condividere. Quindi, visto che la rete c'è, noi esistiamo, il nostro know-how esiste dentro la testa, di cosa abbiamo bisogno per permettere a tutto questo sistema di funzionare? Di uno strumento. Semplicemente di uno strumento. E ce ne sono stati tanti nel corso, ovviamente, di questi ultimi anni. Da Google Documents, a Khan Academy, anche Skype, che ha permesso con la videoconferenza di lavorare, di salvare progetti magari altrimenti in declino. Che è proprio quello che è successo e che ha portato alla creazione da parte nostra di questa iniziativa. Ero a meno 25 gradi a Montreal, stavo congelando e facevamo praticamente, sviluppavamo un cortometraggio, un cartone animato per pura passione e ci siamo ritrovati ovviamente a collaborare con persone sparse per tutto quanto il mondo. Avevamo bisogno di una cosa molto molto importante per non far collassare tutto, un punto di vista oggettivo, quindi qualcosa, una base, una piattaforma dove lavorare, collaborare tutti quanti e avere gli strumenti migliori per poter condividere tutti quanti i processi. A questo punto abbiamo cominciato a sviluppare un prototipo di questi strumenti che poi andremo a elencare all'interno della presentazione e ci siamo resi conto che, ehi ragazzi, ma non stiamo soltanto collaborando, non stiamo soltanto salvando il progetto, ci stiamo formando, io sto imparando qualcosa, tutte le persone coinvolte stanno imparando qualcosa, quindi noi stiamo facendo una sorta di scuola, una sorta di learning. Perfetto. E nacque così l'e-learning network, ovvero trasformare la formazione in un processo creativo e tecnologico. Noi siamo una community di persone, ognuno di noi, anche se preso individualmente, è di fondamentale importanza per l'altro individuo. Quello che bisogna abbattere sono le barriere architettoniche, le barriere temporali, perché non si può pensare che una scuola monopolizzi nel tempo tutto un sistema di formazione, come infatti viene spiegato da questo Peter Thiel, che disse la prossima rivoluzione perché ci dovrà essere nell'e-learning, perché comunque molta parte, la gran parte della formazione è sotto monopolio, quindi non si è veramente liberi per anni che si cresce all'interno di una scuola di forgiare le proprie armi intese come il proprio know-how, si cresce, si sale e poi ci si rende conto magari che dopo innumerevoli anni di formazione si è catapultati nel mercato, nel mondo del lavoro e non si è pronti minimamente ad affrontarlo. Perché ci si ritrova in un mondo che è cambiato, tutte delle altre logiche, e devi disimparare e imparare subito e nel minor tempo possibile, perché altrimenti passi 2-3 anni e sei fuori, cioè uno dopo di te. Quindi cosa succede? Unificare singole realtà in questa grande community che non ha barriere architettoniche, vuol dire che io posso insegnare o posso imparare da chiunque nel mondo, in maniera passiva, in maniera attiva, parlando con lui, interagendo, condividendo in maniera virale tutta la mia formazione, condividere il proprio know-how all'interno di un movimento sociale, insegnare, imparare, collaborare, tutto ciò vuol dire crescere, gettare i valori per le generazioni che verranno, perché ci si basa su questo soprattutto, imparare vuol dire anche essere, la nostra esperienza, essere qualcuno e determinare i valori che ci muovono nella vita. L'e-learning è un'opportunità per aprirsi al mondo ovviamente, perché altrimenti io come faccio
a condividere il mio know-how con qualcun altro se lui non sa che esisto e io non ho strumenti per raggiungerlo? E gli unici strumenti attualmente sono viaggiare, pagare affitti, pagare o in energie o in risorse economiche o anche soltanto in tempo, tutto quello che mi serve per poter condividere. Il problema è, ok, costa tanto andare a scuola, fare un master di 5.000 euro, viaggiare, muoversi, pernottare. Se non posso, cosa faccio? Magari ho quelle competenze, magari ho quella scintilla per diventare qualcuno in quel settore, però non me lo posso permettere, cosa faccio? Sono tagliato fuori. Eppure potrei diventare magari una risorsa indispensabile per un certo settore. Quindi cosa vuol dire? I soldi vanno e vengono, gli amici vanno e vengono, ma il tempo va e non torna più. La promozione e valorizzazione della propria conoscenza, ovvero diventare un'icona, portare tutto quello che abbiamo qui dentro a disposizione del mondo. E quindi, come diceva giustamente Federico prima, oddio, ho un problema, mi serve un determinato know-how, da dove lo prendo? Comincio a cercare sulle pagine gialle, vado, prendo il telefono, viaggio, conosco, faccio la fila? No, devo entrare in una piattaforma, devo entrare in un sistema, cercare, condividere, imparare, entrare in collegamento, in sinergia con persone che hanno la mia stessa esigenza e costruire un valore nuovo. Tutto questo valore che sto creando con altre persone, peraltro rimane salvato all'interno di questo strumento, di questa piattaforma che è e-learning. E quindi è da monito, è da esperienza, da sentiero per tutti quelli che verranno dopo e che avranno lo stesso problema. Quindi tracciare, profilare un percorso per tutte le persone che vengono dopo, centralizzare l'informazione in modo da non ripetere e essere ridondanti poi negli errori. Un mondo di informazione e curiosità stimolanti, la capacità di scolpire il proprio sapere, di scegliere, la scelta, una cosa fondamentale oggi. Ho bisogno di mirare quel settore, quel mercato, quell'opportunità. Devo diventare, voglio contribuire a un settore, a una community, ma devo capire, devo conoscere nel minor tempo possibile. E quindi devo avere la scelta di poter cercare, filtrare e imparare. Un'opportunità di formare le nuove generazioni, ovviamente, perché tutto questo poi si va a riflettere su tutte le comunità che verranno e sulle persone che poi seguono, perché io a questo punto diventerò un trampolino per ciò che ho imparato, per ciò che altrimenti è impossibile da raggiungere per persone che non sono collegate tra A e C, io sono in mezzo, e quindi fungo da persona che impara e persona che proietta poi nel settore, che proietta nella piattaforma attraverso internet, in modo da poter ingigantire questo know-how di questa persona, di questo brand, di questa identità da cui ho preso e proiettarlo nella rete. L'e-learning è un social network basato sulla condivisione della propria conoscenza al fine di costruire corsi e lezioni di interesse per la comunità, conoscere e farsi conoscere nella rete. Possibilità di collaborare attraverso che cosa? Attraverso tutti quelli che abbiamo imparato a essere gli strumenti virali, da Facebook a YouTube, da SlideShare a tanti altri software, Khan Academy anche, ma soprattutto quello di non avere confini e azzerare quindi il tempo. A chi è rivolta una piattaforma del genere? Il progetto si pone come obiettivo quello di permettere agli utenti di viaggiare all'interno di corsi promossi da enti di settore e professionisti, condividere la propria conoscenza attraverso semplici tecnologie. Quali sono queste semplici tecnologie? Di che cosa ho bisogno? Ho bisogno di vedere, ho bisogno quindi di parlare, ho bisogno di interagire, avrò bisogno di una chat con cui parlare con delle persone, con cui parlare con più persone, non semplicemente uno a uno. Ho bisogno di vedere la persona da cui sto imparando, ho bisogno di vedere le persone a cui sto insegnando. Ho bisogno di fare domande, di ottenere risposte, non soltanto di sedermi e vedere un video. Perché se non ho capito quella cosa, non chi me la spiega? Cosa faccio? Lascio un commento? Aspetto un mese? E se quella persona non lo legge? No, ho bisogno di creare un pool di persone, in modo che viaggi l'informazione, viaggi la conoscenza, viaggi anche il problem solving. Quali sono i vantaggi di insegnare in maniera online? Innanzitutto, per gli utenti che sono interessati a imparare, rintracciare velocemente i contenuti. Verificare la provenienza e validità dei corsi, perché ovviamente non si impara in maniera così generica. Semplicemente si sceglie, si filtra, quindi la qualità, la votazione da parte degli utenti genera corsi di elite, corsi di primo valore, corsi che magari devono necessariamente avere delle modifiche, corsi che non valgono niente, e quindi automaticamente si filtra ciò che è utile da ciò che non è utile. Ricevere consigli e opinioni da parte del network e dei propri amici, quindi migliorarsi anche nell'esposizione, migliorare il proprio contenuto, imparare, perché non si finisce mai di imparare. Costruire un percorso formativo tenendo traccia dei propri progressi, la tracciabilità è una cosa molto importante, perché partendo dal giorno zero e facendo passare un anno, si può analizzare uno strumento del genere e verificare quali corsi
in un determinato paese, in un determinato momento, sotto determinate dinamiche hanno avuto la meglio? Dove si è spostata la conoscenza? Qual è stato il trend quindi delle persone? Dove si è spostato anche proprio l'interesse? Questa è una cosa molto importante perché fa capire magari dove saranno i prossimi passi sul quale investire energie, investire risorse. Essere sempre aggiornati sulla presenza di nuovi corsi e dei propri contatti, quindi nel momento in cui c'è una novità, qualcuno di noi proietta un nuovo know-how sulla piattaforma, improvvisamente è visibile da tutti, da tutta la rete di condivisione virale che ha costruito. Costruire la propria cultura, di creare anche la propria carriera lavorativa, ovvero non essere più assoggettati a essere un automa formato, non devo fare questo, mi hanno insegnato a fare questo per tot mesi, per tot anni, e poi spero in Dio di essere aggiornato quando arriverò sul posto. No, costruire la propria cultura rimanendo aggiornati, up to date, continuazione. Mettere a frutto i propri progressi e cercare di migliorare il sistema in cui viviamo, che alla fine è la cosa più importante. Gettare valori, costruire, imparare, condividere, migliorare e ottenere le soluzioni direttamente da tutta la community. Per gli utenti che sono interessati a insegnare, perché ognuno di noi insegna e impara in continuazione, proiettare i propri contenuti, la propria identity all'interno di questa community. Entrare in contatto con nuove realtà professionali, perché probabilmente io ho bisogno di... Ho un know-how particolare, ognuno di noi ha un altro know-how, ma insieme possiamo creare qualcosa che altrimenti non era pensabile. Aumentare la propria visibilità quindi in rete, ingrandire il proprio seguito di utenti e potenziare i clienti, creare partnership e collaborazione all'interno del proprio traffico. Ed ecco lì che non si genera soltanto un traffico di utenti, si genera un'accademia, si genera un gruppo di persone da cui pescare immediatamente i risultati. Questo gruppo si è spinto molto bene in questo settore, perfetto, abbiamo un problema nella nostra community. Prendiamo quel gruppo che abbiamo visto tutta la sua tracciabilità, abbiamo visto come è evoluto, prendiamolo e collochiamolo subito a trovare la soluzione. Come si inizia? Tutto il nostro know-how, tutti i nostri documenti vengono digitalizzati e inseriti all'interno del nostro profilo. Profilo di noi, profilo di una community, profilo di un ente. E vengono organizzati in corsi di formazione digitali, da video, a slide, grafica. Questi corsi vengono resi accessibili a tutta la community attraverso un motore di ricerca, perché alla base di un e-learning network c'è un motore di ricerca, io devo filtrare ciò che voglio conoscere attraverso tante tipologie, qualità, vicinanza, lingua, tipologia. Gli utenti partecipano attivamente ai corsi, aumentano la loro visibilità nella rete, garantendo di conseguenza la visibilità del contenuto, l'effetto virale, usare ogni singolo utente come un trampolino per raggiungere altri utenti altrimenti impossibili da raggiungere. Maggiore la visibilità dei propri corsi, maggiore il traffico, di conseguenza la popolarità del proprio canale didattico. Ogni utente si trasforma in un trampolino, come abbiamo detto, verso altri utenti, a costo di risorse zero, tempo immediato. Il solo istante che un utente clicca su un contenuto, l'intero sistema dell'e-learning network lo proietta su tutti i potenziali utenti interessati. Permette così l'espansione della propria community e la fidelizzazione di nuovi utenti. Cosa offre quindi un e-learning? Sessioni di chat individuali o di gruppo, strumenti per costruire le proprie slide, come se fosse un PowerPoint, ma tutto online, tutto con la massima compatibilità, visionabile addirittura tramite un cellulare. Slide interattive per esercizi, risposta chiusa o aperta, perché posso necessitare di risposte veloci, ma posso anche costruire un tema e farmi correggere questo tema in un secondo momento dal docente incaricato. Una lavagna interattiva per la condivisione in tempo reale della formazione, quindi il nostro Photoshop o Paint della situazione, totalmente proiettato online nel momento in cui io entro in questa lavagna. Io docente scrivo, introduco i miei contenuti e posso chiedere a... Immaginiamo di insegnare a contare a qualcuno. Metto 2 mele, ho 3 mele e chiederò quante mele devo spostare dall'insieme di destra all'insieme di sinistra per arrivare a 4 e dall'altra parte il bambino con i genitori che lo seguono fa la sua operazione e io posso correggere immediatamente se ha sbagliato, posso gratificarlo se ha fatto bene. Tutto immediato, utilizzando peraltro le tecnologie che utilizza adesso e privando magari il disinteresse che viene dalla scuola canonica, dove poi la persona si riflette nella rete soltanto per divertirsi, ma utilizzando i software per continuare a imparare, quindi non abbandonare mai l'area didattica. Supporto ovviamente per la webcam, perché bisogna vedersi, e possibilità di proiettare tutto questo processo all'interno degli altri social network esistenti. La grande fortuna poi di YouTube è stata soprattutto la capacità di fare l'embed, ovvero prendere i contenuti e proiettarli all'interno di un sito esterno.
Quindi questa cosa ha permesso poi di accrescere tantissimo la comunità di YouTube. Ora, che cosa succede? Rapidi strumenti di ricerca e profilazione dei corsi in base alle proprie conoscenze, esposizione a corsi di ente, brand di interesse, motore di ricerca. Strumenti, ok, perfetto. Fondamentalmente, all'interno dell'e-learning network si gettano le basi per un futuro, si gettano le basi per la scuola del domani, si gettano le basi soprattutto per crescere e per diventare tutti un unico cervello, tutti un unico know-how e non essere dispersi nel mondo senza sapere cosa ci toccherà affrontare domani e dove soprattutto trovare una soluzione. Grazie.